Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbi, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Pace e bene, carissimi fratelli e sorelle, ci inoltriamo sempre di più in questo tempo forte che ci permette di recuperare un cammino di fede autentico. Non è il tempo della tristezza, ma dell'impegno e dell'ascolto per giungere ad un cambiamento, ad un atteggiamento nuovo e a sentire in pienezza la gioia della resurrezione di Gesù Cristo, nostra Pasqua. Ebbene, la seconda domenica di Quaresima ci presenta nella pericope evangelica il brano della trasfigurazione di Gesù alla presenza di alcuni suoi discepoli. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, ascolteremo, e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime, e apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Gesù si trasfigura, cambia cioè d'aspetto e lascia intravedere nel segno del candore e della luce la gloria e il compimento della speranza. I discepoli vivono evidentemente un'esperienza unica che li porta a provare ad un tempo timore e gioia. «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Ma i discepoli non si rendevano conto che prima di vivere definitivamente quella situazione bisognava attraversare per l'esperienza della croce, bisognava andare a Gerusalemme per compiere il disegno del Padre, la cui voce sentono dal cielo: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». L'esperienza dei discepoli, carissimi amici, è la nostra esperienza quando ci lasciamo condurre dallo Spirito nell'atteggiamento autentico di preghiera. Il contesto nel quale i discepoli vengono coinvolti, infatti, e questo lo sottolinea la versione del racconto di Luca, è proprio quello della preghiera. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e salì sul monte a pregare, scrive l'Evangelista Luca. L'esperienza dei discepoli è la nostra quando viviamo con fede il nostro cammino, percepito proprio come un percorso che conduce verso la realizzazione dei beni che ora osiamo sperare. Anche a noi Gesù ci chiede di salire sul monte a pregare, vuole lasciarci un segno di quanto è stato preparato per noi. Anche a noi oggi il Padre ci dice di ascoltare il suo amato figlio e di ricordare la sua alleanza. Il percorso quaresimale, allora, carissimi fratelli e sorelle, dobbiamo considerarlo anche come un tempo opportuno per riscoprire la bellezza delle relazioni con le persone e con le cose. La relazione con Lui, prima di tutto, con il Signore, poi le relazioni con i fratelli e con tutte le cose create.
sta anche a noi risanare situazioni difficili di rottura e di separazione. Sta anche a noi probabilmente recuperare nella pace e nella verità alcuni rapporti probabilmente frantumati. Sta anche a noi sanare delle divisioni o riportare delle situazioni nell'alveo della giustizia e della verità. Questo impegno ci farà vivere certamente e concretamente l'esperienza della trasfigurazione. La consapevolezza della luce e della gloria futura, allora, permette di affrontare anche il viaggio verso Gerusalemme, permette di affrontare con la forza dello Spirito Santo l'esperienza dolorosa della croce. Buona prosecuzione allora, carissimi amici, di questo tempo fecondo e propizio per la nostra conversione. Pace e bene.